prima delle due finali per quanto riguarda la categoria KZ1, KZ2, vediamo, si sposta già il direttore di gara, iniziano a accendersi i semafori, no, niente da fare, tutto da rifare quindi per quanto riguarda la procedura di partenza di questa prima finale di questo weekend a Castelnuovo Berardenga per il quarto round della WSK Master Series. Vediamo all'orizzonte, Ronny, un cielo veramente scuro e coperto che minaccia pioggia dalle 2:30-3 effettivamente, però pochissime gocce sono state versate, non è stato necessario assolutamente intervenire su assetti e pneumatici per adeguare i kart alle condizioni di pioggia, perché appunto la pioggia alla fine si è fatta vedere solo timidamente, molto timidamente, la pista è completamente asciutta. Stanno ritornando in griglia di partenza i kart 125 a marce della categoria KZ1, KZ2. Ricordiamo in prima fila Marco Zanchetta dopo le manche di quest'oggi insieme a Betsky Visser, l'olandesina velocissima, CKR contro Praga. Poi a seguire Paolino De Conto, Mirko Torsellini, sono questi i nomi caldi della griglia di partenza. Si accende il semaforo, si accendono anche tutte e quattro le luci, scattano Zanchetta, peggio della Visser che passa al comando. Zanchetta si accoda in terza posizione Paolo De Conto. Questo è il terzetto al via con De Conto che già cerca di attaccare, anche se Zanchetta si guarda bene alle spalle, tira la staccata, arriva lungo quasi. Davvero al limite come è staccata, guadagna metri sulla Visser che chiude la porta in faccia a Marco Zanchetta. Li vediamo prima e secondo. Betsky Visser scala all'interno, si infila Zanchetta ma è troppo lontano, non c'è niente da fare, si gira la Visser, scappano via lungo il rettilineo, affrontano il destra velocissimo che poi mette nel breve rettilineo che porta al primo dei tornanti con Zanchetta ancora feroce in staccata, ma è Paolino De Conto con l'Energy Corse TM ad aver guadagnato qualche metro e chissà, forse adesso tenterà l'attacco. Poi a seguire Paolino De Conto infatti riesce a sferrare l'attacco, a superare Marco Zanchetta che cerca di replicare. I due sono amici nel paddock, ma come vedete, una volta in pista con la visiera abbassata non si risparmiano colpi di qualunque genere. Intanto anche alle spalle di Torsellini succede un po' di tutto con Flavio Sani che perde una posizione in questo momento e scivola in terza, quarta, quinta, sesta piazza. In questo istante De Conto nel frattempo recupera qualche metro, qualche centimetro forse sulla Visser, sono vicinissimi i due. La Visser non si cura di quello che accade alle sue spalle, non sa che dietro di lei De Conto è ormai ferocissimo e Zanchetta a sua volta gli morde la coda. Terzo giro dei 20 in programma, per il momento nulla cambia al vertice, quindi un terzetto compatto che però non riesce a prendere il largo sui più diretti inseguitori, con De Conto che esce largo in questo istante, va all'interno, passa la Visser, apre la porta anche a Zanchetta, anche lui si infila e adesso è Torsellini a tentare l'attacco sulla Visser che vive un momento chiaramente in difficoltà, però i tre sono vicinissimi. Torsellini con il 130 Deli Compagni che deve difendersi ma non ce la fa e perde una posizione. Intanto la Visser all'interno di Zanchetta che chiude bene, si copre bene le spalle, fa un po' di ostruzionismo, fa forse un po' il gioco di Paolo De Conto, esce sporco, esce largo, perde terreno, ma poco cambia perché rimane sempre invariata la classifica, mentre alle spalle di quello che è diventato ormai un quartetto di testa
con Mirko Torsellini a chiudere appunto il gruppetto al vertice. Alle spalle di questo gruppetto sta succedendo veramente di tutto e di più. Ritorniamo però con lo sguardo sul vertice della corsa, che vede sempre Paolo De Conto saldamente in testa con Zanchetta, che cerca il sorpasso impossibile. Chiude bene Paolo De Conto, un duello fra Zanchetta e De Conto che sicuramente va ad avvantaggiare il rientro della Visser, che aveva perso qualche metro anche sotto la pressione probabilmente degli attacchi di Mirko Torsellini, che ci prova di nuovo a tirare la staccata ma rimane dietro, non riesce a superare l'avversaria olandese. Zanchetta esce forse un filino largo e perde terreno, ma lo recupera subito in staccata, con una staccata che strappa l'asfalto e quasi lo catapulta fuori dal sedile, tanto si è attaccato ai freni Zanchetta, che quindi è veramente in coda a Paolino De Conto. E ora il trenino sembra potersi compattare con la Visser, che ha recuperato qualche metro interessante, settimo dei 20 giri in programma. La gara è ancora lunga, non siamo neanche a metà gara e già abbiamo visto tre differenti leader della corsa: la Visser, ma anche Zanchetta, ma anche adesso Paolo De Conto. Torsellini alle loro spalle, rimane Sornione, sembra avere qualcosina in meno rispetto agli avversari, anche se questa sembra essere una fase di studio, mentre Riccardo Negro con il DR Parilla si è portato in quinta posizione, ormai staccato dal vertice della corsa, però sicuramente con un altro ritmo, un'altra velocità nel piede destro rispetto al gruppo degli inseguitori appunto da lui capitanato. Sembra sfilacciarsi un po' il gruppo di testa, non sono più così compatti, non sono più a tiro di sorpasso, anche se da qui alla fine della gara sicuramente ci sarà modo di mescolare ben bene le carte, queste quattro carte, questi quattro assi che sono lì al vertice della classifica per il momento, e sono anche un po' coloro i quali, Paolino De Conto soprattutto e Marco Zanchetta, si stanno giocando, oltre che con questo sorpasso la vittoria della gara, si stanno giocando anche il campionato, uno in KZ1, l'altro in KZ2, mentre Torsellini supera la Visser, forse distratta dal delirio agonistico che hanno messo in tavola Zanchetta e De Conto. Zanchetta che supera De Conto e in maniera anche abbastanza maschia gli dice di stare dietro, De Conto non ci sta, lo risupera adesso, risupera De Conto, ritorna in testa la corsa e Torsellini in terza piazza non vuole rimanere a guardare, vuole entrare anche lui, mentre quasi viene disarcionato dal proprio kart Torsellini con il volante che gli scappa tra le mani, l'anteriore che pompa e la Visser che spinge, una situazione che non consigliamo a nessuno sulla pista di Siena e l'asfalto davvero, nonostante il tempo poco clemente in queste ultime ore, è rovente l'asfalto, è veramente quello che si chiama un asfalto rovente, oltre che molto molto gommato, a giudicare dei segni che si vedono sull'asfalto e dalla fatica che fanno i kartisti, i piloti a domare, a tenere saldamente tra le mani il volante del proprio kart. Lo ricordiamo, questa categoria è la più massacrante che il kart possa mettere in gioco, in campo. Tanto dodicesimo giro dei 20 in programma. Bene, bene, bene per Paolo De Conto, che ha preso qualche metro di vantaggio e di serenità nei confronti di Marco Zanchetta. Marco Zanchetta appunto in seconda piazza e poi
Mirko Torsellini che esce largo, sbaglio, e la Visser non perdona la Visser. Terza posizione per l'olandese, la biondina che dicevamo è in grado di sopportare gli sforzi, che la guida di questi kart KZ comporta. Dicevamo la categoria più difficile e pesante, la categoria più complessa, se non altro fisicamente, poi anche la guida è particolare, è necessariamente diversa rispetto a quella di un kart 100. I kart a marce hanno una delle traiettorie più angolate e spigolose. Intanto guardate cosa è successo. Se il duo di testa si è, come dire, allontanato, sta facendo ormai un po' gara a sé, la Visser ha perso un po' il trenino, Torsellini ha perso qualche metro dalla Visser, ma alle loro spalle stanno venendo su Riccardo Negro e Flavio Sani, che evidentemente sentono puzza di podio, sentono odore di podio, e ce la possono fare, perché Torsellini è lì, e una volta preso Torsellini ci saranno al massimo 3 decimi o 4 di distacco dalla Visser, anche se la Visser ha acceso il puntatore laser e sta veramente mirando quel duo di testa che ormai è totalmente ricompattato. Abbiamo visto Zanchetta quasi tentare il sorpasso su Paolino De Conto, l'operazione non è riuscita, mancano 5 giri alla fine. Però se i due iniziano a darseli di santa ragione, mentre Negro ormai è nella schiena di Torsellini e tenterà l'attacco tra non molto, probabilmente qualche problemino di gomme possiamo pensare per Torsellini, o comunque un calo prestazionale dovuto sicuramente a un decadimento delle prestazioni del mezzo, che durante la gara sappiamo bene cambia, probabilmente un assetto che privilegiava la prima parte della gara, forse semplicemente magari lui era non essere più così prestazionale, chi lo sa. Comunque un'azione meno efficace per quanto riguarda Mirko Torsellini, che adesso subirà molto probabilmente l'attacco da parte di Riccardo Negro, che ancora non ci prova, però è all'interno, mentre davanti sembrano aver trovato un accordo Zanchetta e De Conto, un accordo in favore chiaramente di Paolino De Conto, mentre Negro all'interno di Torsellini non riesce a passare, poco incisivo nella fase di sorpasso, non è così convinto, ora ci crede davvero, allarga un po' Torsellini, passa anche Flavio Sani, e adesso è ribaltata un po' la situazione con Negro davanti a, in quarta posizione davanti a Flavio Sani, e poi Mirko Torsellini, dicevamo prime due posizioni invece sempre in tasca, belle a Paolo De Conto e Marco Zanchetta, che di darsi battaglia non ne hanno voglia, e di conseguenza addio rientro della Visser. La vedo davvero molto dura la rimonta della Visser quando il distacco è superiore probabilmente al secondo, a meno che davvero i primi due non si mettano a bisticciare, a litigare, a tirarsi benevolmente delle cannonate. Ecco, senza tutto questo la vedo dura per la Visser la possibilità di rientro. Invece se Zanchetta butterà dentro la zampetta, allora a quel punto sicuramente la Visser guadagnerà facile dei metri, ma la cosa non sembra possibile perché Zanchetta ha perso un po' di terreno in questo momento, recupera sempre in maniera mostruosa in staccata. Infatti avete visto quanto è riuscito a ricucire Marco Zanchetta nell'ultima staccata che abbiamo visto sotto i nostri occhi nel tornantino, che poi mette nel doppio tornante nella parte finale del circuito. La Visser forse guadagna qualcosa, ma non è abbastanza, anche perché ormai siamo nell'ultimo giro e Zanchetta, se vuole giocare il jolly, lo deve tirare fuori adesso dalla manica, lo deve tirare fuori adesso dal piede destro, o forse da quello sinistro, quello che serve per pigiare il freno, per pigiare il freno e tirare la staccata allucinante che solo lui sa tirare. Ma De Conto non è l'ultimo arrivato, chiude bene la porta, lo fa ancora,
Zacchetta mangia la foglia, sta largo, fa una traiettoria migliore, esce più veloce, sicuramente, deconto tutto stretto, di nuovo largo, Zacchetta esce meglio, ma deconto si è protetto benissimo, gara finita, con deconto davanti a Zacchetta e alla Visser.